Vamos a comenzar. Entonces, ¿qué tenemos que decir? La clase anterior, el jueves, ¿sí? Hablamos del ensanchamiento de línea y del hecho que una línea se va tiene un ensanchamiento por varios factores. Esto porque la forma, la phi, que es cuánto la línea está distribuida en frecuencia o largo de onda, va a entrar en las ecuaciones para transporte radioactivo, que es una interacción entre radiación y materia. Esto porque, como habíamos visto, por varios factores, lo mismo que causa un ensanchamiento de la línea, también causa que la radiación no vea, no observe a interaccionar con una sola frecuencia. Hemos visto que hay un ensanchamiento natural, simplemente hecho cuantístico, el oscilador tiene una, la transición tiene una vida que dura una cierta cantidad, de conseguencia, esto, principio de incertidumbre, me causa, tengo una incertidumbre de la durata de la transición, porque lo estado tiene, dura una cierta cantidad, l'energia del estado, de conseguencia, va a tener una incertidumbre. Más largo el estado, dura el estado, la transición, ma menor è l'incertidumbre. E adesso si nota, per esempio, che le linee proibite, che quindi sono linee che non sono permesse direttamente, hanno una probabilità abbastanza bassa, vuol dire che hanno una probabilità bassa di producirsi, e l'estado si queda, sono excitato, si queda in quel stato per bastante tempo, perché tiene difficoltà a poter excitarsi. Quello che tengo è, dura abbastanza tempo, di conseguenza se la, il delta T è largo, il delta E è cicco, e di conseguenza è linea delgata. Ed è classica, abbiamo visto che è la, sia in maniera classica, la semiclassica con le correzioni, l'esanciamento in questo caso è una lorenziana, cioè un, algo che si può approssimare come 1 sopra 1 mas x quadro. Algo sempre positivo e sempre minore che 1 come forma di generale. Poi vabbè, normalizzando il. Poi teniamo, abbiamo visto che è il trattamento condizionale, termico, rotazionale e la micro macro turbolenza. Il, abbiamo visto che era il, quello naturale. Il collisionale che passa, hai la transizione, diciamo il nostro stato con l'oscillator damped, che si attenua. Hai collisiones e di conseguenza hai una modifica nell'oscillazione. Ovviamente può essere un simple shift, però questo causa che la linea che antes poteva essere di un certo tamaño, tomate fuori, entonces, la, in, come varia nel tempo, come varia nella frequenza, ben esilata in una certa frequenza, si va a lanciare. Si è visto la DOS, l'impressione di impatto, entonces la l'interazione, si dice collisionale, quindi sia però che di circa tira interazione che hai, che un campo esterno lo va a perturbare. Entonces, si è sempre considerato che tenga a essere il perturbatore algo con carga o che può causare un campo elettrico, in questo caso che sia polarizzato.
di polo, quadrupolo, algo così. Impatto quando l'interazione avviene per poco tempo, entonces puede ser que porque es muy veloz o porque la interacción es muy chica. De consecuencia, necesita llegar muy cerca para poderlo hacer y una vez que se aleja ya se trascura. O lo que es cuasi estática, que es lo opuesto, una perturbación que se puede decir simplemente como un campo externo, constante o puntual. Esto quiere decir realmente que puede ser el perturbador que se mueve lento, entonces cuasi estático, y obviamente necesita de interacciones a largo alcance, porque puede ser que se mueva, pero en este caso siendo que es difícil tener un perturbador perfectamente parado en gas. Il sempre si muove, quiere dire che la perturbazione, l'interazione, decae in una dimensione molto più grande di quanto tipica movimento della particola. La funzione di impatto abbiamo visto che dava di nuovo una Lorenziana. Cemento naturale, visto la varia, il movimento quasi statico invece non sta una forma un poco differente, che poi avevamo visto che dipendia questa struttura un poco non facile. E además ha una dipendenza con in generale con quanto è facile l'interazione. Entonces, se L2 è colombiana, quello che si può dire monopolo, ha una serie di effetti ed è quello di Holtzmann, lo demás Lorentz, perché más che ne suba, il grado della N era l'approssimazione era l'approssimazione dell'interazione. L'interazione va con una costante, video era la N. N2, forza di Coulomb, potenziale a Coulomb, campo elettrico di Coulomb. N3 è un potenziale debito a un dipolo. Quindi si è ovviamente, nel caso l'alcance è massimo. Fuerte hay dos casos, los iones que son lentos, de consecuencia hay comportamiento cuasi estático. En el caso de electrones que son muy rápidos, hay caso de impacto. En el otro caso, que son, comienza a ser mucho que decae rápidamente, la aproximación es siempre más o menos que la de impacto. Y hemos visto los casos cuando se. Non il tracciamento termico è il classico tracciamento per Doppler. Il gas è scalido, ha il movimento della particola e di conseguenza cada particola mira la radiazione rispetto su referenza, su sistema, su baricentro, sul sistema del laboratorio. Si viene a chiamare. Di conseguenza, cada particola vede lo stesso fotone o fotone che viene intorno a una frequenza a frequenza differente. Di conseguenza, alcuno iran a interattuare, alcuno no. Non è esattamente che non interattua, ricordarsi che la linea A tiene sempre un lanciamento naturale, di conseguenza, però è abbastanza delgato. Di conseguenza, per
pequeña variazione perché stanno molto alta, ovviamente la droga interagisce lo stesso, perché la niña ha una... hai sempre che sarà la niña di nascimento naturale. Nell'altro caso può averlo o non averlo. Che, ah sì, tanto para un uso di questo, l'infriar usando il laser si libera esattamente a questo, perché una particola con vario laser può essere maniera che una particola che va in una direzione e incontra esattamente il laser che assorbe, di conseguenza recibe il golpe e lo va a riducire su velocità. Supponendo una tensione maxwelliana, al final vamo a ottenere il perfil nello vario se il perfil era no, massa dell'ante angosto, intonse la parte centrale, vamo a vedere che è un tipo gaussianico. Ovviamente, perché se la dispersione, l'effetto del Doppler è tipo gaussiano, perché la diffusione velocità segue random, entonces, tipo una gaussiana, e convoluto con la delta di Dirac nella misura. Se sulla ALA tiene un comportamento similare alla Lorentziana. E questo ottiene quello che è il profilo di Voigt, che è un corona gaussiano con un'ala lorentziana. A casa si deve vedere la differenza tra un effetto Doppler, sempre il corona gaussiano, un'ala lorentziana, e il profilo di Voigt, che è una cosa intermedia, che comportamento ha sempre tipo Doppler, ma tanto in massa forte. E con l'ala massaggia che è simile alla gaussiana. Poi, visto che abbiamo l'effetto rotazionale, questo perché stiamo osservando una stella che rota, difficilmente una stella sta parata, perché collapso in una nube molto grande, che si compatta molto, di conseguenza di sicuro avrà una pequeña rotazione, principalmente quando collapsa. Entonces, rota e di conseguenza lo spettro, visto che io lo vedo desde tutta la stella, perché solo il Sol, poco o tras, ora che salgo con Arturo, per esempio, sono andato a vedere dettagli, però sono di super grande roca, logran a caso poter solo una piccola parte. Io vedo tutto, entonces vengo una convoluzione di tutto quello che è, dependendo dell'inclinazione. Questo mi causa un slanciamento della linea. Che causa questo effetto, abbiamo visto che, per esempio, la linea, se rota molto poco, è angusta, se rota molto, viene redistribuita sul grande largo di onda e di conseguenza. Quello che io tengo è che praticamente una linea completamente desaparece e non notare la linea. Che di hecho si usa, perché in alcuni casi si busca una stella estremamente rotante, perché distruggendo completamente la linea tengo un continuo perfetto, lindo, ben limpio, e può essere utile per questo tipo di referenze. Non si può medire, si può tenere caratteristiche delle linee, però praticamente è un spettro ben smooth, ben livellato, la linea desaparece, e questo permette di tenere un'idea migliore del continuo e si usa per fare cose di calibrazione. L'ultimo, che stavamo più o meno quasi terminato, che era la macro microturbolenza. Con la dos casos, nella microturbolenza, se la dimensione della sella che si sta muovendo è differente da
Doppler termico. Doppler termico sono la particola tensale, in questo caso sono parte del gas che tiene un movimento suyo. Entonces puede ser tipo convección o otro movimiento que causa que la puede también ser también pulsaciones no uniformes, de consecuencia una parte se expande, una parte se contrae, pero todo movimiento que no son térmicos. Son las dos situaciones, y en uno la microturbulencia cuando la dimensión de la célula es menor que el libro camino medio de los fotones, ¿qué cosa puede pasar? De consecuencia que un fotón pasa y puede interactuar una serie de fotones con varias células. De consecuencia, una célula puede tomarla, remitirla y esto puede aumentar la fuerza de la línea. Entonces, la línea es más profunda de más grande de lo que es. Mientras en la macroturbulencia, que el tamaño es menor del libro camino medio, eso quiere decir que el fotón llega a la celda y es absorbido, porque el tiempo que pasa por la celda interactúa suficientemente a 1, 2, 3 libro camino medio, de consecuencia la cantidad de salir de la celda es muy baja, de consecuencia entra y sale, en cada uno pasa esto, de consecuencia no me cambia la fuerza de la línea. Me cambia otro efecto, puede cambiar la posición, ma non la fuerza della linea. Ecco, algunas cosas, la línea se forman en varias profundidades. De consecuencia, es que habíamos visto también al comienzo, pueden formarse parte de la misma línea, no formarse toda a la misma profundidad óptica, entonces a la misma profundidad. ¿No? Cioè, misma profundidad óptica casi siempre sí, porque siempre casi uno. La misma profundidad a distancia desde física desde la superficie. De consecuencia, il campo di velocità può variare. Velocities, non speed, perché in questo caso il campo, quiere dire che velocities si intende modulo e intensità e direzione. La micro-macro-turbulenza può variare in varie parti, perché come dire, dipende poi se la celda sia uguale, il mismo tamaño, però cambiando densità di altro libro cammino medio ne cambia. Di conseguenza, la macroturbolenza nella linea non è detto che sia abbia solo macroturbolenza, solo microturbolenza, può avere ambas, e cambiando di linea può formarsi a profondità differente e di conseguenza tenere effetti differenti. Questa l'abbiamo che è l'effetto principalmente, quello che si può fare, è che è una punta. Hai l'slanciamento di linea per la dimensione, delta di quanto il tamagno dell'effetto Doppler, quindi all'incomincio era simile a temperatura, la velocità termica. La microturbolenza, quello che mi causa è una punta a questo termine. In generale, macro microturbolenza, quello che ha senso è masse, è un todolo di masse. Hai l'slanciamento naturale, del collisionale, il termico, rotazionale. Al final, hago il fit, vedo che la linea tiene una massa ancia di quello che dovrebbe essere. E questa parte è scorrechita con la macro microturbolenza. Ecco, un effetto che può esserne la microturbolenza è la desaturazione, además. Questo perché se una serie è saturata, abbiamo visto se è plana, ma se ha luce interazione e altro, al final
se è saturata, quiere decir que en quel intervallo de frecuencia todos los fotones son absorbidos y emitidos. ¿Qué quiere decir? Si todos son emitidos, absorbidos y emitidos, en la situación de equilibrio termodinámico. De conseguenza, como hemos visto, en quella posición, quello que obtengo es que il valore della linea è la funzione fuente di donde si forma. Un continuo in pratica di donde si forma la linea. Se io appunto il mantenimento di turbolenza, quello che hago è che non sono solo in quell'intervallo a ser interattuare, ma una parte massima. Di conseguenza, la sala si amplia e questo causa, essendo che la quantità di interazione sono sempre la misma, perché lo fotone sono a quella quantità, è distribuito in una delta della nu más grande, e di conseguenza la linea messa in satura. Tengo la forma esattamente della linea e se una saturazione perché dependendo del livello che tiene, però quello lì è che ne va a ridurre più o meno la saturazione. Alcune cose, sai che per esempio nasconde quello che è una fisica incompleta, può essere che il modello, se non alguna approssimazione sia eccessiva, allora si deve considerare se il calcolo più preciso o altro, ma al finale lo vario del suo effetto è praticamente un effetto di correzione. Hai un sistema mejores che fa un modello migliore, di conseguenza questo sigma non è más un parametro lineare che generalmente si usa per ottenere se varia questo hasta che il fit con la linea non è scorretto. E questo si dice che è microturbolenza. Nell'altro caso, semplicemente si tratta di modellare un mejor, però dipende dalla possibilità. Nella macroturbolenza, quello che mi causa è un'estensione appunto della sala, a un esempio, lo tondo sono los datos. La parte más gruesa es simple rotación y la sala invece es un poco más ancha y se c'è appunto la macro turbolenza, quello che ottengo è un fit bastante veloce. E similmente lì è un parametro libero, in questo caso si necessita di fare una rotazione, un movimento un poco più grande. Perché la convezione se sta a bacco della fotosfera non interviene nella linea, ovviamente. Il movimento superiore, che può essere altro tipo, lo fa esplosione del movimento di plasma che ha. Causa questa deformazione. Ovviamente sempre ampliando di conseguenza causa una maggiore interazione della radiazione con la materia, di conseguenza un maggiore trasferimento entro l'osso. Ok. Visto questo, quello che vamo a fare ora è la nuova parte che è sopra la formazione della linea, ovvero il processo della caratteristica studio della forma della linea, del profilo della linea e caratteristiche della funzione frequente di una linea.
Principalmente quello che si usa è un'approssimazione abbastanza fluente, che è la simulazione deve tenere un atomo idrogenoide, che è un nucleo con un elettron, nada más, e además si assume che hai un solo dosso nel livello atomico. Entonces, un ground, un eccitado e nada más. Praticamente si può considerare che l'altro sono a livello energetico molto, molto maggiore, di conseguenza, per arrivare agli anni necessario, radiazione molto forte. Quello che ottengo, di conseguenza, è che l'elettron può sorpassare dal livello L alla U, dal basso all'alto, e después assorbendo, e después desexcitarsi emettendo. Maniera abbastanza simile, però. Se puede comprender la física, la caratteristica di base. Después, los casos reales, che è un poco più complicato, è possibile espandendo da esso. Quello che si considera principalmente è che hai un equilibrio statistico, che tiene abbastanza ragionevole, perché lo dos processum passa, hai una eccitazione e una desexcitazione, di conseguenza a un certo punto lo dos livello, siccome lo dos processum están incluidos, previsto, non è che hai per alguna ragione solo uno dello dos, abbastanza ragionevole. Questo anche perché se hubiera solo che se solo absorzione e non desexcitazione, vuol dire che principalmente il gas è frio e sta llegando una radiazione. Questo va bene solo al comienzo, ma después un poco il gas se calienta per le interazioni e di conseguenza hai l'incontro che l'estado eccitato comincia a tenere una certa quantità e di conseguenza puede tener también desexcitaciones. Anteriormente abbiamo visto che, ad esempio, nelle reazioni nucleari, non solo nel caso del hierro sería el equilibrio statistico, perché? Simplemente perché nel caso delle reazioni nucleari teníamos la fusione, che si fusionavano dos hidrógenos, dos helios, algo así, ed era abbastanza facile. Però lo prodotto era molto poco in comparazione. E la situazione era che per ottenere una foto disintegrazione dell'elio o del carbonio ossigeno, necessitava fotoni molto energetici che non erano tanto disponibili. Di conseguenza la ida era tanta. La vuelta poco probabile, di conseguenza non abbia un equilibrio statistico, invece. E nel hierro no, perché lo dos processo era possibile e si compensava. Acá, nella situazione la dos situazioni sono abbastanza ambas probabili. Il gas è già, si può dire, legato a un equilibrio, non è che si sta calentando, sta infriando. Hai la temperatura si mantiene costante, quello che si suppone, perché se vabbè, facciamo vedere un caso non particolare, ma un gas con su temperatura, su densità, non hai variazione nel tempo, quello che passa di conseguenza è che tutto il processo che va a arrivare a un cambio, hai también il processo opposto che me lo va a equilibrare. Ok, di conseguenza quello che dobbiamo considerare equilibrio statistico, atteniamo solo questi due livelli, entonces tutta la eccitazione da un livello da lower che causa l'elettron passare dal livello basso ad alto, sono compensato per quello che va dall'alto al basso. Non consideriamo ionizzazione e ricombinazione. Di conseguenza, caso reale, ovviamente, può avere un'ionizzazione
ionizzazione e una combinazione a cascata, che è classico. Facilmente non è che se esita dal livello base recae direttamente a livello base, facilmente può recaere essendo un mass, tanto che conseguenza, per esempio, l'emissione in varia linea Lyman, Balmer, Paschen, Bracket e si adelante. Per esempio, una cascata di alfa, Bracket alfa, poi Paschen alfa, Balmer alfa e Lyman alfa. O l'opposto, se si dà con vario salto su di seguito. Di conseguenza, quello che ottengo è questo, n è il numero di estados, di sigla del estados, cambia poco in questo caso, perché tengo uguale, se è un numero, basta che mi venga a fare il volume integrale che si dà. Quello DOS, R, che è il rate, la tassa di transizione effetto con radiazione, lo A e B che ho visto antes, e se è l'altro che non ho visto, che è collisionale. Questo è il DOS, perché potete passare a subire eccitate e esitate per causa di radiazione e disexitate emettendo o ricevendo un golpe che conseguenza passa energia alla particola che ha golpeato e bacandosi. Questo era questo, ponendola completa, la R sarebbe questa parte, la coefficiente di Einstein per l'ancio della linea, e finalmente l'altra parte. Da una parte teniamo che l'eccitazione è ovviamente solo assorzione e eccitazione per collisione, e nell'altro possiamo ottenere una emissione spontanea, emissione inducina e disexcitazione per collisione. Vamo a osservare nel caso che la collisione sono más fuertes. Quasi tutta la subida e la bajada sono debido a collisiones. La radiación hay algo, però è marginal. Di conseguenza, l'equilibrio statistico si risolve in questo. Hay uno e l'altro. Però sappiamo, abbiamo visto anche che la distribuzione entre la quantità di eccitazione e disequitazione esponenziale dipende da segue una distribuzione maxwelliana. Acá non è mass mai meno, ma semplicemente bastante in capire esponenti. Potrebbe essere U diviso se UL è il meno classico. Se vamo a inserire le cose, io a CL su L da K, quello che ottengo è che NU su NSL è questo, che è esattamente la distribuzione dello stato smazzoniano. Entonces, nel caso dove la collisione sono dominante per le reazioni, vamo a ottenere una distribuzione dell'equilibrio termodinamico locale. Questo quiere dire che se la collisione dominant è una condizione parte dell'equilibrio termodinamico locale, che tiene molto sentito. Perché l'eccitazione quello che hace è ridistribuire rapidamente l'energia. La particola che io tengo facilmente può essere, per esempio, elettrones eccitados con la radiazione. E di conseguenza, tomano l'energia dalla radiazione, la ridistribuiscono al gas. Ridistribuiscono poi il gas reemette. Queste buie con cinetica e con eccitazione le rimette e di conseguenza tengo che la reazione è assorbita e rimettina alla altra maniera redistribuita con la collisione. Di conseguenza segue molto bene invece che un equilibrio termodinamico deve avere un accoplamento verso una materia abbastanza forte. E questo generalmente ha la tensione subdominante quando il stato è molto alto.
Di conseguenza abbiamo visto che pi è collisione dominant è una connessione tra le più importanti. Vamo a considerare in generale l'universal function, come si define, abbiamo visto alfa, ota, o epsilon e k, secondo dell'autore, ma in questo caso cambia poco perché vamo a essere una razón entre los dos, dividimos, di conseguenza se volemo, in questo caso usiamo k che era definito con la densità piuttosto per massa, mi cambia abbastanza, un po' poco, perché è abbastanza che moltiplico arriva a Baco per la densità, mi cambia ogni altra definizione, ma alla fine la razione è uguale, se elimina una parte. Entonces, io tengo che questo deve essere visto in parte e teniamo la nostra definizione. A è definito in base alla relazione tra A e B, con lo stesso indice, entonces, para la desexcitación, hay una diferencia entre la emisión espontánea y la emisión inducida, y entre los dos, la absorción y la emisión inducida. Poniendo estos acá dentro, obtengo esto. En este general, esto vale siempre. Simplemente porque esto lo hemos calculado en general, cuál era su característica, esta también. Esto è tutto generale, non mi dipende da nulla. No, ricorda algo, giustamente, ma non è che nel caso del equilibrio termodinamico, come quello locale, perché una stella, un gas, difficilmente riesce a tenere un equilibrio termodinamico completo, perché che sia una stella, che sia un gas in un laboratorio, sempre perde radiazione perché tiene la temperatura ed emette la superficie come corpo libero. Tiene sempre. Di conseguenza non è mai perfettamente equilibrio termodinamico, ma locale sì, perché per esempio se considero che l'energia del gas è abbastanza più grande che l'energia che sta perdendo per radiazione. Di conseguenza localmente lo puoi vedere. Hai un gradiente, però non è un problema. Nel caso del film dinamico, semplicemente sale facile calcolare. Invece, se io lo pongo, il film termodinamico, qual è la formula? Dentro tengo la Planckiana. Banal, banal, ovviamente. Perché se tengo un equilibrio termodinamico, quello entonces hai l'accoppiamento materia-radiazione, ottengo che la radiazione è più forte. Che diciamo è particolare considerare che la diffusione del bosone sta connettando con quella di Maxwell. Perché abbiamo riottenuto la diffusione del bosone utilizzando quella di Bosone e di Maxwell Bosone, da un punto di vista però considerando che la DOS, la radiazione, la particola, lo bosone, sono accoplato con la materia. Perché si tratta di un importante messaggio. Ora vamo a ritornare la formula originale e vamo a scriverla. Questa era l'equilibrio statistico. Perdo, questo era il termine R, se, questo è il termine R e se. Lo voi a riscrivere acá. E simplemente después voy a exprimir todo el término de colisión referido a la desexcitación per colisión. Y los términos de Einstein, el coeficiente de Einstein, como el coeficiente de absorción, con la ecuación que habíamos visto antes. Uso esto para tener solo esto y esto. Questo termine deriva dalla relazione entre se LU e se UL. Se voi estraete il che uso L,
questa maniera lo puoi sacare qua, ponerlo qua e di conseguenza sostituire questo NLQNU KL con questa parte dell'integrale, ottenendo questa cosa un po' enorme. Acá è semplicemente rielaborato, come potete vedere, questa parte e questa. Acá sono separato per ottenere un... questo si elimina con questo, questo ne viene un 1, questo va acá e questo lo sparte. Quindi un certo par algo moltiplicato per la forma, il peso, l'intensità della media o il profilo della linea. E questa parte che dal punto di vista, come potete vedere, ricorda algo la Planckiana. Invece puoi ridefinire epsilon in questa maniera, in maniera tale da tenere questo lo defino come 1 meno epsilon, e acá tengo la mi Planckiana moltiplicato per l'epsilon. Conseguenza, quello che ottengo è che mi la funzione fuente per la linea, stiamo parlando della linea perché vediamo hasta ora la mia transizione, di conseguenza della linea. Nel continuo non tengo queste parti, perché non tengo absorzione e non tengo emissione. Questo dipende per la linea, per l'energia. Se non hai il salto, non hai di conseguenza, questo vale per la linea. Lo puoi riscrivere come 1 meno questa parte, questa integrale, mas l'epsilon per la Planckiana. O riscriverlo a caso se defino invece epsilon primero in questa maniera. Sempre. Questo epsilon, che era questa cosa, è quello che si chiama la probabilità di distruzione. Perché? No, non era. Se io voglio avere la funzione studente in caso simple, ad esempio 1 in caso termico, in locale, avevo già visto se e su epsilon mi diventa la Planckiana. Visto. Nel caso di esperimenti di scattering, sempre prettamente abbiamo visto che la S è definitivamente unicota. Perché si trasforma in integrale, soprattutto da un solido, dell'intensità specifica. Che passa se sono ambos? Lo scrivo così, entonces la emissione è la S è data all'emissione e l'absorzione, debita a normal scattering, absorzione normal scattering. Lo puoi riscrivere in questa maniera e quello che ottengo è come potete vedere ho separato in due parti, uno e uno, e cada uno lo divido con il suo, lo divido, e di conseguenza questa parte per questo che è la Planckiana e questa parte per questa che è la parte per lo scattering, e di conseguenza poi lo definire in questa maniera. In questa maniera, e cosa ottengo di conseguenza? Che la fuente, anche con la linea, può definire questo. E questo appare simile, come possiamo vedere. Ha una parte che è la epsilon, e la parte del ministro collegato con lo scatto. Cosa sono le caratteristiche entro quando hai equilibrio termodinamico e puro scattering? Equilibrio termodinamico connettato con quello che è il corpo negro. Corpo negro, definizione di corpo negro, è un corpo che assorbe tutta la radiazione e remite. Assorbe tutta la radiazione che llega e la remite. Quiere dire che la radiazione llega ed è borrata ed è ricreata. Tutti i fotoni sono assorbiti e con questo sono distrutti. Di conseguenza, nel caso dell'equilibrio termodinamico, lo fotone tiene un 100% di probabilità di essere destruito. Quiere dire una probabilità di distruzione di 1.
E ciò quando acá pongo 1, quello che tengo che è sottostante 0 e tengo la chiave. Equilibrio 1. Se invece tengo un puro scatter, che era questo, quello entonces sería esto parte. Quello che ottengo è che i fotoni non sono assorbiti, sono semplicemente desviati. O puoi anche vederlo come un'assorzione e remissione, ma perfettamente coerente. Di conseguenza, l'unica cosa che ne cambia è la direzione, ma il fotone è conservato. Di conseguenza, una probabilità di distorsione 0, ed esattamente se pongo 0, mi si elimina questo e ottengo questo. Questo si chiama questo parametro probabilità di distruzione perché mi disse quanto è la probabilità di costruire di destruire lo fotone la radiazione e le conseguenza. Quello che posso avere è che la funzione defluente con la linea lo posso avere come un parametro dovuto allo scatter e una parte termica. Come era nell'altro caso. Che nel continuo hai appunto l'emissione, in questo caso la parte dovuta allo scatter, che diffonde ma mantiene l'intensità, cambia solo la direzione è la parte che modifica la forma, l'intensità alla varia frequenza. Perché questo nelle varie interazioni, in caso di crisi dinamica, sono destruiti. Entonces, vamos a scriverlo così. Possiamo avere di conseguenza la epsilon è definita in questa maniera. Esse sono dos, semplicemente perché hai diversi autores e hai di conseguenza differente. Alcuni utilizzano l'epsilon definita in questa maniera, qualcuno è nell'altro. Potete avere l'epsilon primo nella Damasche epsilon diviso 1 meno epsilon. Di conseguenza, appunto, se nello stato más profondo, más bajos, generalmente tendremos a densità más alta, di conseguenza la collisione domina rispetto alla transizione con radiazione, di conseguenza se UL è molto più grande che AUL, la desensibilizzazione è molto più forte per collisione che per emissione spontanea, di conseguenza questo se vanno a vederlo acá, questo è molto più grande, questo la razione è molto grande, di conseguenza questo 1 disapparece e tengo questo e questo che sono uguali. Di conseguenza l'epsilon si approssima a 1. O come questo diventa molto grande perché abbiamo visto che questo è epsilon diviso 1 meno epsilon, quindi se si approssima a 1, quindi questo va all'infinito. Che entonces il termine termico, la planckiana domina, io tengo questa parte. Invece allo stato más superiore, la densità ne baja, la radiazione è quella che domina, non tanto la collisione, di conseguenza il termine diventa muy chico e tutto questo diventa molto chico perché l'epsilon va più o meno come la razione dello dos, va a essere molto meno che 1, prossimo a 0, e questo si elimina, mi queda solo questo e di conseguenza quello che ottengo è che semplicemente il termine di scatter che è dominante. E se la cotta è coerente, semplicemente è uno scatter coerente, o perlomeno
L'intensità media non varia molto all'interno della linea. Io lo vedo, questo all'interno di questo integrale, perché posso usare un costante, saccarlo. Ovviamente non da zero all'infinito, però la linea non è grande tutto all'infinito. Ha una certa dimensione riferita a una parte dello spettro. In conseguenza, se la linea è abbastanza delgata, puoi considerare che è considerata solo una parte e sto abbastanza costante, io puoi staccarlo e quello che ottengo è la I, l'integrale della linea, e sappiamo che questo è la normalizzazione a 1, che conseguenza mi chiedo solo la cota, un frammento. Come mi sia in questo caso. Con la definizione, qua è con il termine epsilon e k, saranno il nostro cota cico e alfa, che ho visto antes, però vabbè, cambia poco. Lamentabilmente non sono utilizzato, ma come discorso non è tanto importante. Quello che ottengo in situazioni alte è che il comportamento è tipo scatter, l'interazione frontale che cada assorzione finita da una reemissione, di conseguenza parzialmente può essere anche l'arco di onda, e quello che ottengo è la frequenza della linea è molto angosta, perché abbiamo definito acca che la linea è ben angosta. Di conseguenza ha il comportamento in stile di scatto. Questo è tutto che va bene para, semplicemente perché ho studiato un atomo ad 8 livelli. Come ho detto anterior, nel caso reale è un poco la connessione tra S e cota è un poco più complicata, e so perché puoi avere una desiettazione a cascata o una ionizzazione, tipo, se puoi anche una situazione multipla, intorno a tenere la varia linea, se in alfa, la barmera alfa. Di conseguenza non è così sensibile. Visto questo, quello che si può fare è avere il modello di Min-Eddington per la forma della linea. Di conseguenza, vamo a avere todos, distinguiamo linea, continuo e la scatola. Ma solo. Perché allora, il coefficiente di absorzione lineare. Quello che era alfa, adesso vabbè, manteniamo il kappa. È dato dal coefficiente che teniamo nella linea, nel continuo, che teniamo nella linea e teniamo per lo scatto. Cuidado, questo kappa vale sempre in todo rispetto, perché ovviamente, cambiando nella linea, la linea è dovuta a un atomo che interattua. Per esempio, la Balmer alfa 6563 Armstrong. Questo è l'idrogeno che interattua. Ma lo demás, che è per esempio l'elio, che non è poco, è sempre almeno un quarto, non interattua. Di conseguenza, la sua interazione come continuo, continua. Solo l'idrogeno, o in questo caso, se vogliamo avere linea, per esempio, del calcio, che è poco, che forma la linea del calcio, ma è solo il calcio che interattua. L'idrogeno, l'elio, che è la maggior parte, interattua come continuo. Di conseguenza, esso è sempre. Il K della linea invece generalmente è presente solo alla
frequenza della linea. Fuori della frequenza non hai interazione. Di conseguenza l'opacità debito alla Balmain alfa a 4000 Armstrong è zero, perché ovviamente non tiene, anche se hai alla larga, di conseguenza la profondità ottica completa esista, che è data da DX, che è la profondità fisica spaziale dentro perpendicolare alla superficie del nostro gas, moltiplicato con il coefficiente della fluttuazione lineare per il continuo, per la linea e per il cascata. Di conseguenza, la formula la vamo a rivedere, entonces, scrivendo il coefficiente che arriva, entonces, quando è de tau ma de x, il mu, che è debito a ciò che stiamo mirando perpendicolarmente o inclinato, nel caso, dipende da varia, e a questo. Il coefficiente di assorzione con intensità, il coefficiente di emissione e quello dovuto per lo scatto, che è dato da semplicemente la quota per il sigma. Teniamo emissione per continuo e emissione per la linea. Data questa, quello che hai varie soluzioni. Uno, che teniamo un equilibrio termodinamico. Di conseguenza, epsilon C dividido il coefficiente di emissione, dividido per il coefficiente di assorbzione del continuo, è la Planckiana. Otro è che, per esempio, nel continuo, il coefficiente di scatter è trascurabile. Praticamente si borra la sigma H, come tu lo elimino. E teniamo, vabbè, il atomo a dos niveles, di conseguenza teniamo solo quella questa approssimazione che abbiamo vista H. Cosa abbastanza sencilla come struttura. Parlando abbiamo visto tutta questa parte del campo. E quindi abbiamo visto tutto. Quello che il H, come lo tengo da H a questo? La sigma la tolgo. Divido todo por la somma di solo sterling. Entonces tengo la I che mi queda. E se, ricordo, e se il centro di emissione è nada más che la Planckiana moltiplicata col KC. Entonces, questo la B col KC. Se tengo KC, divido questo. Questo ugualmente. La coefficiente della linea è dato da emissione della linea dividendo la pressione della linea. Nel fondo io tengo questo. Questo si elimina perché sigma in questo caso è trascurato. Poi vado a definire beta come quanto l'assorzione della linea è más forte rispetto alla pressione continua. Questo mi va anche considerare quanto massa della linea può essere fuori, cioè quanto massa di radiazione può assorbire nel continuo. Di conseguenza la punta ottica era questa, ma elimino la sigma perché è trascurabile. Estraendo KC ottengo che la metafora dell'ottica è data semplicemente da questo, questo, questo. Io poi la K del continuo lo moltiplico per lì e poi ottenere questo che è un pasta completa, come abbiamo visto è
uno ma detta, non so qual era la numero, cosa c'è sempre, dipende da tutto quello che stiamo vivendo, ovviamente dipende dalla frequenza. Vabbè, K2, sì, no, poniamo in H, Tex, e questo non è una maschera 1 ma detta con l'opacità del continuo. Entonces tenemos, digamos, una relación entre la óptica in generale con quella specifica del continuo. Che, come puoi vedere, ovviamente se a fuori della linea beta è zero, di conseguenza loro sono uguali. Donde se la linea è bastante forte, dipendendo da quanto vale, va a avere un'ottica maggiore rispetto a quella del continuo. Poi, vabbè, ridefino anche questo parametro lambda in questa maniera, con il 1 mass epsilon, che è la famosa probabilità di distruzione, che mi dice appunto quando come cambia a seconda la S che sia un stile planchiano o stile scatte, e di conseguenza poter scrivere questa in questa maniera. S della linea era questo, il beta con il beta si somma e mi dà questo, e assi adelante. Otra assunzione è che, per esempio, la cota, la distanza media, è abbastanza costante all'interno della linea, non ne varia molto, o perlomeno che il tamagno della linea è cico rispetto alla variazione in frequenza della cota. Di conseguenza, questo lo puoi dopo sintetizzare semplicemente con cota, come visto antes. Se questo è costante, se sale, questo diventa semplicemente cota con integrale che è uguale a 1. Il altro è che lo vario parametro, il beta e l'epsilon, che non tengo definito, sono costante con la profondità. Costante, ma nel sentito di beta su dx epsilon su dx, e epsilon e l'epsilon definito non il coefficiente di Misson, una buona ragione per non usare epsilon para todo, però vabbè. Esto sean igual a cero. Entonces, no me varían al interior de la atmósfera. Son dos parámetros que se son iguales. Que, en vez, tiene bastante sentido, da un punto de vista. Porque consideramos que no hay un gran cambio. El otro es que ovviamente la planchiana non è costante perché ne cambia con la temperatura, e la temperatura non è costante, però possiamo approssimare che la planchiana abbia linearmente con la profondità ottica. Quiere dire che, vabbè, l'avevamo visto in altro anteriormente, possiamo ponere che la planchiana è data da un termine A, B, con dei coefficienti lineare nel continuo, ovviamente, è lineare con il continuo. Entonces, come ho visto antes, qui no, hai la relazione entre la ottica nel continuo e la ottica totale, también considerando dove è la linea. Che vuol dire questo? También, quiere dire che B è questo,
La derivata rispetto alla prospettiva dei beni della Francheana e la Cica, e la derivata seconda è zero, non tiene derivata seconda. E questo dovremmo utilizzare una stata. Otro è l'approssimazione che dobbiamo utilizzare, è l'approssimazione di Eddington. E questo, diciamo, era vario, visto in varie parti, quando la funzione fuente si approssima linearmente con la Planckiana, il criterio della Planckiana, o quando l'intensità specifica I è linearmente anisotropa, che risiede o è isotropa o linearmente anisotropa. La I è un termine A mass un A0 massa AI con la mu, o nella presentazione abbiamo visto della Leddington Barbier, dove che similmente non saria che la S era linearmente dipendente con l'opacità. Abbiamo visto che ciò comportava che la I era lineare con la mu. E questa è la condizione alla superficie e le conseguenze allora abbiamo visto nell'equazione anteriore una relazione che hai entre il flusso alla superficie 0, parte ottica 0, con l'intensità media. Tomiamo questo, di conseguenza abbiamo questa relazione. Come si passa da questo a questo? Questo, tanto para. Ricordo la cota è il momento di grado zero, la integrata sopra tutto l'angolo solido, la ace è il momento di 1, la integrata moltiplicata per mu, e la k è la i moltiplicata per mu quadro, integrata tutto l'angolo solido. Di conseguenza, tutto questo, che era finito antes e la integro rispetto all'angolo solido. Di conseguenza, siccome il prospettiva è mu, che in questo caso tutta la direzione, non angolo, tutta la direzione mu, sono indipendentes, l'integrale, puoi estrarre la derivata quella dell'integrale, quindi tengo l'integrale mu per i che mi dà. E similmente a K ottengo questo. I è la cota, ok, momento di nero. Questo dos, mu, la Planckiana è isotropa e I è la media rispetto a tutta la direzione, di conseguenza ovviamente si chiama moltiplicando per un altro mu e riassendolo, quello che ottengo è del K. Acá tengo l'ace, e sto dos, il momento di grado 0 rispetto alla direzione non me lo cambia, perché sono il mismo, sono già una media, ma sembra che sono il momento di grado 1, in questo caso sono ridotto a qualcosa di 0. E tengo questo. Quindi da questa ottengo questa dos. Quello che voi hacer entonces es que se voy a H e esto, sostituyo esto H acá dentro, quindi tengo un de K cuadro, esto, que es igual a esta cosa.
utilizzo l'approssimazione d'Eddington, che il K è un terzo cotta, il secondo momento è lineare con il momento 0, quindi H le pongo dentro cotta, esco. E H è simplemente riscritto, perché H era la cotta, ma H abbiamo un cotta meno cotta, entonces si elimina. Quello che mi queda è un meno meno, cioè un più, un lambda cotta meno lambda beta. Después, utilizzando la unità del beta, ottengo questo, perché se beta è lineare, la seconda è 0. Entonces, puoi scrivere questo in questa maniera, che mi è perfettamente l'esito. Ottenendo questo, voglio ottenere entonces, la soluzione di questo, va a essere che cota meno beta, meno beta, meno b, meno la planckiana, questa media meno la planckiana, a questa forma. Quello che mi chieda è che in questo senso devo scoprire, lambda non è, già lo conosco anteriormente, tengo due costanti di integrazione che sono l'alfa e la gamma. Bastante facile, perché bastante ver che passa nelle due condizioni, che io conosco bene, perché tau, la profondità ottica, mi varia da valore positivo, da 0 all'infinito, e 0 è la superficie. L'infinito è il centro e di conseguenza conosco la sua caratteristica. Principalmente dall'infinito, io so che la cota tende alla planckiana, di conseguenza tende a essere 0, e se va in infinito, questo va a 0, esponenziale, questo va divergendo, quindi lo devo eliminare. Quindi la gamma 0. In gamma 0, tengo la varia questa caratteristica, ma io se per la condizione al contorno, all'ordine, che è la relazione tra AC e J, 0, questo, entonces hai questa parte, questa l'abbiamo vista acá. Pongo dentro, tengo tutta la relazione e al finale quello che ottengo è che lo valore e puoi ottenere una relazione tra la varia valore e l'alfa. Con A e beta che ricordo sono lo coefficiente nella definizione di beta come lineare con l'opacità. Hai. Poi non intendere se vedere la varia come varia nel vario locale. Quindi definisco alfa in questa maniera. Puoi introdurre questo parametro tra beta su di questo in maniera tale da tenerlo un poco più sensibile. E ottengo al finale che la mia cota è nada más che questo. Oh, mi ha quasi terminato. Se vamo a considerare nel caso di profondità ottica muy alta, teniamo che la radiazione si termalizza con la profondità e di conseguenza lo puoi vedere acá. Se questo diventa profondità ottica muy grande, questo tende a zero, questo termine si elimina e mi queda solo A mas P. Va in questo caso a essere questo, la tau era, ricordate, lineare, la tau se,
tau su questo mi dà il tau 6 del continuo, di conseguenza tengo A más B col tau del continuo, che è la beta, ed è esattamente corretto. Per un'ottica muy grande, ottengo che la cotta è laplanchiana, complemento come laplanchiana, di conseguenza la termalizzazione. Nel caso che in profondità ottica minor, entonces se puede sia tau minor che 1, lo puedo hacer el calcolo e quello che ottengo è che mi cota va a ser minor che la Planckiana. Questo perché questo termine deve andare in negativo. Di conseguenza, hai questa parte che va come una planckiana, la planckiana, la parte termica, che è riducida per una certa quantità. Ovviamente la riduzione diminuisce con la proprietà. Che, vabbè, non è particolare perché il fatto che cotta sia minore della planckiana, abbiamo visto anche che quello che non permette di avere una linea d'assorbimento. ¿Alguna pregunta? Parece que no. Como siempre, uno ya se fue. Vale. Definimos un poco rápidamente esto, pues vamos a terminar el miércoles. Ah, beh, sí, aparte que hoy estaba mirando y me he dado cuenta que me había equivocado. Stavo convinto di aver puesto para il miércoles la prueba, no, desde il comienzo del semestre avevo puesto che era il jueves, l'ultimo día, di conseguenza non hay ningún cambio di fecha, perché era già previsto che fuera il jueves. Il miércoles estaba la clase già definita. Ok, algo che è interessante è vedere quello che si chiama la R, il flusso residuo, che è nada más che il flujo che hai alla linea, donde osserviamo, más que todo, rispetto al continuo. E di conseguenza, se donde continuo, nel continuo, lo che tenemos es che il beta è zero, perché l'opacità, la assorzione della linea è a zero. Quel famoso parametro P è semplicemente la lambda è 1, ma questo facilmente si può vedere perché il flusso dove non hai la linea è solo continuo, di conseguenza è perché che sia 1. In generale, possiamo vedere che la R vale questo. Los valores, quello del continuo vale questa quantità, o la linea è nell'altro, e in generale era quell'altro, basta avere l'H, non l'ho definito, ottengo questo valore. Che non può interessare. E se vamos a considerar epsilon uguale a 1, equilibrio termodinámico, se recuerda, se pongo epsilon uguale a 1, ottengo che la mia funzione fuente è semplicemente la Planckiana, e di conseguenza, equilibrio termodinámico, se è 1, la lambda va a essere 1, come nel continuo. Questo si semplifica in questa maniera e
Se vamos a considerar un caso específico, la línea muy fuerte, entonces tenemos una línea muy intensa, algo que interactúa mucho con la radiación, las materias interactúan mucho con la radiación, entonces absorbe mucho. Quello che ottengo è che l'esotermine se va, perché il beta è molto grande, e mi queda questo 2. Che lo numero, ok, ma che vuol dire? Antes di cerrar, no, vamos a ricordare, beta, dipendendo dalla quest'ottica, è uguale ad A più B per tau. Di conseguenza, questo, tenemos che il nostro R è uguale a R3 per A, dividido B più R3 per A. Questo come lo posso scrivere? Dice R3 per A più B per 0. Questo lo sacco ed è un A più B per uno solo di 3. E questo di conseguenza è beta, la B in 0, e questo è B in 1 sopra di 3, che vabbè, lo voglio vedere. In questa maniera. Che ovviamente differente da 0. Se in equilibrio termodinamico, se la linea, per forte che sia, non va, nunca mi assorbe tutto. Ma questo l'avevamo neanche già visto. Avevamo visto che se voi il flusso, se lo voi osservare. Dove stava? No, era questo. Sì, ho messo varie parti che la linea mi legava hasta la planchiana di dove si formava, la funzione di dove si formava. Di conseguenza, non è anche nell'altra parte. No, non era questo. Il massimo che puoi delegare è al valore della funzione fluente di dove sta formando la linea. Non va nunca a zero. Cioè, non nunca. In questo caso non va a zero. Semplicemente delega un valore che è proprietà ottica del terzo, che è un 0. 6, ma su meno. Se 3 è 1.3, 1.732, forse è caso 1.8. Caso che l'epsilon è 0, forse non è il primo termodinamico, oppure lo scatter, va a essere questo. E se la linea è molto forte, questo si annulla, questo va a essere molto cieco, di conseguenza R è molto cieco e tende a 0, è molto minore che 1. Di conseguenza, nel caso di puro scatter, se la linea è molto forte, questo si può assorbirne. Questo perché in realtà lo scatter semplicemente redistribuisce. Non è che hai come fuente. Un corpo negro assorbe e remite, entonces, come una fuente, lo scatter semplicemente toma e redistribuye in otra direzione la luce. Se ne assorbe un fotone, si perde, non hai algo che lo pueda reemplazare. Bueno, mi paro acá perché sono già venuto afuera. Vamos a terminar, non falta mucho. Il miércoles e andremo a vedere alcuni dettagli más della parte
questo quello che non spalta e il lancio equivalente che non va a essere un dettaglio è che è interessante perché lancio equivalente si relaziona con la beta. Di conseguenza, con quanto forte è la linea, quanto assorbe la linea. E dipendendo dal parametro che determina lo beta, se sto capa, potevano poi ottenere parametri di abbondanza e altre cose. Beh, non abbiamo più tante, non penso che è ora. Entonces nos vemos el miércoles. No hay particularmente más que... Los slides están ya cargados.